Lei è Linda, 5 anni, forse abbandonata prima di essere stata ritrovata nel giardino di un'abitazione il 29 gennaio di 2 anni fa. Oggi però è serena e felice di far parte di questa famiglia, a prendersene cura Giorgio e Donatella, che si sono innamorati sin da subito di questo esemplare dolce e bisognoso di continue attenzioni. Dopo appena 15 giorni dall'inizio della nuova vita a Centinarola di Fano, i suoi padroni si erano accorti che era incinta. Linda aspettava 8 cuccioli, 5 maschi e 3 femmine, ed eccoli qua, tutti sistemati dopo un appello lanciato attraverso la nostra emittente. Dal servizio di Fano TV realizzato 2 anni fa, che cosa è successo? È successo che i cuccioli da piccoli che erano 8 e sono stati poi adottati da altrettante famiglie, dove erano presenti dei bambini e quindi hanno allietato le famiglie e i bambini stessi. È stato molto attento però nell'assegnare, nell'affidare questi animali ai padroni, ai nuovi padroni. Ho cercato di selezionare le persone che volevano questi cuccioli e ho fatto una selezione cercando delle famiglie idonee per questi cuccioli, così che avessero l'attenzione come noi gli abbiamo dato e che così che continuassero ad avere la stessa attenzione e magari anche di più. Chi ha passeggio, chi gioca, chi festeggia il compleanno e chi fa conoscenza con altri animali, tutti e 8 stanno bene, seppur lontani dalla loro mamma. D'altra parte, a Linda non manca di certo l'affetto, anche degli abitanti del quartiere. Io l'anno scorso, il 3 di marzo, ho avuto un piccolo incidente, ho rotto un braccio e quindi non l'ho potuta portare a fare le sue passeggiate quotidiane, e quindi ci sono stati tantissimi tra i nostri nuovi amici che abbiamo fatto con lei, che ci hanno aiutato tantissimo e la portavano a spasso 2 volte al giorno, me la venivano a prendere e la portavano lì. Quindi ufficialmente li ringrazio tutti, perché non pensavo che c'era tutte queste persone che ci hanno preso in simpatia, ci hanno voluto bene. In casa però Linda ha anche un'amica o un amico, sentiamo miagolare dietro. È un'amica fatta un pochino a modo suo, però convivono, sai, bene. Convivono, adesso hanno cominciato a convivere, è stata una cosa che ci hanno dovuto lavorare tanto. Adesso vanno d'accordo, sì, cioè non si amano alla follia, però si sopportano bene. E siamo stati molto felici e ringraziamo chi l'ha abbandonata, lo ringraziamo tantissimo di averla abbandonata, perché così l'abbiamo trovata noi. Questa bestiolina ci ha cambiato la vita in modo impegnativo, ma decisamente in meglio per lei e per noi e per tutti coloro che amano gli animali.